Oggi giornata mondiale dell'HIV, il castello si dipinge di rosso. Sì, ricordiamo che appunto 40 anni fa con l'HIV si moriva, si andava in AIDS e quindi si passava in malattia e oggi il castello si è tinto appunto di rosso con l'evento sponsorizzato e voluto dalla Commissione Pari Opportunità al quale io rappresento. E pensiamo che oggi fare prevenzione HIV e fare una giusta prevenzione, dire che i condom sono al momento l'unica vera prevenzione. Esiste il condom maschile, esiste il condom femminile, poi esistono i test rapidi dell'HIV che sono acquistabili in farmacia, ma anche disponibili gratuitamente in tanti banchetti informativi delle associazioni. Questo è un momento importante per diffonderlo e penso che la Commissione Pari Opportunità è un'informazione da diffondere sempre di più, perché oggi di HIV non se ne parla più. Il Covid ha dato, diciamo, ha spento i riflettori su questa patologia e ha dato quindi anche problematiche diverse alle persone sieropositive che hanno avuto chiusi i servizi nei loro ospedali e anche nelle loro farmacie, non sono potuti andare. E quindi il problema ancora c'è, esiste dopo 40 anni e come commissione pensiamo che sia stato importante illuminare il castello per riaccendere i riflettori su questa patologia.